tutta la storia di Verga, o almeno la storia del Verga Maggiore, nasce da un confronto con la modernità, nasce da una sorta di corpo a corpo con la modernità. I poli costanti della sua attenzione sono il mondo arcaico rurale, che è un mondo premoderno, e i guasti che in questo mondo arcaico rurale ha prodotto la modernità. Nei Malavoglia questo si traduce all'interno del sistema dei personaggi, perché il sistema dei personaggi è diviso, diciamo, in due aree. C'è l'area dei personaggi che hanno ancora dei sentimenti e dei valori, la famiglia Malavoglia, compare Alfio, e la Grazia Piedipapera, la cugina Anna, e tutti gli altri, guidati da Don Silvestro, che è il segretario comunale, i quali invece ubbidiscono soltanto alla logica economica, che in fondo è la logica della modernità. Il romanzo racconta come la logica economica penetra all'interno dell'area dei personaggi privilegiati, dei personaggi spiritualmente privilegiati, penetra all'interno della famiglia Malavoglia, dividendo e contrapponendo fra loro i nipoti di Padron Ntoni. Due si corrompono, Ntoni e Lia, due conservano l'insegnamento del nonno, Mena e Alessi. Inoltre, i due personaggi principali del romanzo, Padron Ntoni e il nipote Ntoni, esprimono due mondi diversi. Il Padron Ntoni è un personaggio epico, parla un unico linguaggio, conosce un'unica verità, che è la verità dei proverbi, ed è quindi un personaggio statico, non ha un'evoluzione. Viceversa, il nipote non è un personaggio epico, ma è un personaggio romanzesco. Mentre Padron Ntoni è un personaggio monologico, è monologico come direbbe Bakhtin, cioè un personaggio che conosce un'unica verità, così non è per Ntoni, che invece è un personaggio che è diviso fra verità diverse, diviso fra mondi diversi, è un personaggio scisso, è un personaggio contraddittorio, è un personaggio in crisi. È un personaggio che sa usare linguaggi diversi, sa leggere il giornale, sa parlare col farmacista, ma sa parlare anche col nonno e con i fratelli. È quindi un personaggio profondamente problematico e quindi un personaggio profondamente moderno.